ci siamo quasi, ragazzi. Dobbiamo sfruttare le arche, tra l'altro, della leggenda per arrivare in cima. Che figata. Guarda che bello, sembra una roba di Crash. Questo affare. Questa casupola. Bella sta rovina, intatta praticamente. Posso unire alla stalattite? Bella la lancia di ghiaccio. Vai, vai, me la tengo. Si congela i nemici. Merda! Merda! È andata bene, va. Che bello! Cos'è? Ci ha droppato. Foto. Chiave di... Oh, questo lo piglio subito. Ah, ma si è rotta però la stalattite. Ci sta. Guarda che bella lancia che hanno. Oh! No, la lancia, non me la perdere. Merda. Tieni duro, ma mi stai facendo esplodere tutte te, coglione. Io non ho parole. Sì, cioè, la nube è identica a quella di Skyward Sword. Però, cioè, identica no, però la ricorda tanto. Ma di Skyward Sword, appunto, anche la prova di buttarsi. Insomma, la prova di coraggio di buttarsi ricorda Skyward Sword. C'è tanto di Ocarina of Time, ragazzi. C'è tutto Zelda qui dentro, tutto. E ovviamente... Breath of the Wild all'ennesima potenza. Cos'è quel cubo secondo voi? Bah, poi lo scopriremo. Tra l'altro ci sono dei... C'è una sfera, un cubo nel cielo, poi lo scopriremo. Fermo, fermo! Troppo! Merda, troppo. Altro sacrario. È la prima volta che volo così in alto. Il vento qua su è davvero freddo. Per me non è un problema, ma per te Link non lasciare che il tuo corpo si raffreddi troppo. Io ho la tunica dei rito, amico. Vai tranquillo, tesoro. Io non vorrei che fosse in realtà questo il dungeon. Cioè, questo percorso lineare, gigantesco, dove devi poi arrivare al boss che è in cima. Cioè, il dungeon, quello che possiamo chiamare il dungeon. Perché mi sembra un po' troppo lungo. Il sacrario! Mi sono scordato il sacrario. Wow, che bello. Ah, questi sono i sacrari premio. Oddio! La schermata di caricamento di PS3. A che servono i sacrari? Come in Breath of the Wild. 4, cuore, porta vigore. Ci avviciniamo, ragazzi. Mamma mia, che ansia. Oddio, devi entrare nella tempesta. Che figa. Oddio. Guarda, guarda. Guarda la sfera. Ora voglio dare un occhio, però. Siamo sopra le nuvole. Sopra la tempesta. Vai, caduta libera. Tempio del vento. La leggendaria avionave dei cieli. Ok, questo è il dungeon, tra virgolette. Oh oh. Mi ricorda qualcosa questa mira, porca troia. Ok. Sono al piano sotterraneo più basso. Questo? Questa turbina? Qui è chiuso. Minchia, ci sono anche queste robe che ti fanno da salita. Merda, amico mio. Apriamo un attimo. Apri il varco, dai. Merda. Allora, dove mi trovo? Questo, vabbè, basta far così. Con un po' di reverto si fa tutto tranquillamente. Solo che dove mi vuoi portare? Qua, eh? No, voglio provare a fare il parry. Una volta tanto, proviamoci. No, questo non è il parry. Facciamo questo.
Io voglio capire. L'ho collegato alla stallattite, me lo porto via. No? C'è questa logica? C'è questa logica, effettivamente. Bene, un pensiero in meno. Posso prendere... Aia! Eccoli. Non è proprio perfetto, ma funziona. E chi mi hai portato qui? Ma non viene. Ah, ok, qui c'è il teletrasporto. Forse bisognava sbloccare questo. Ok, ok, sì. Mi sa che devi dare energia a queste 6 turbine. Bene. Di nuovo quel suono. No, il bimbi si appare rivali, sto male, mi sento male. Tulin, piume delle mie piume. Il boccaporto che vedi sul ponte è chiuso da 5 meccanismi. Se usi i tuoi poteri nel modo giusto, riuscirai ad attivarli tutti quanti e il boccaporto si aprirà. Oi, oi, oi. Godo. No! E niente. Ecco, no, qui non l'avevo sbloccata. L'avevo sbloccata dall'altro lato, mi sa. Io, no, no, non nel buco, non... Oddio! Fermo, fermo, ma che fai? Amico mio, tocca a te. Vai! E due. Ok. Sì, effettivamente. Vieni un po', Tulin. Dove sei? 3. Tulin! Dove cazzo sei? Vieni. Vai! Eccolo là. 1 e 1, 2. Era più semplice del previsto. Ok. Lasero. Ah, i laseroni che vedevo prima. Arrivano da qua. Eccomi. Io non vorrei dire, raga, ma ci siamo. Li abbiamo sbloccati tutti. Adesso il boccaporto sul ponte dovrebbe aprirsi. Andiamo. Ma non so nemmeno io come ho fatto. Cosa c'è nascosto dentro a... Bella Madonna, raga! E ci credo, c'era la tempesta di neve. Deve essere stato quel mostro a provocare la tormenta. Che dici? Devo capire dove devo colpirlo. Gli occhi, probabilmente. Mi sembra un po'...
Ma in realtà se... Ah, c'ha una fessura, guarda, sul... sulla schiena. Devo avvicinarmi. Godo! Guarda cosa c'ha! No, 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 no. Non lo miro bene. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pezzo di merda. Godo! Bene, bene. Ma dov'è andato? Link, sotto di noi. Merda! Ehi! Scusa, eh? No, merda. Sì, l'ho preso, l'ho preso. Godo. Aspetta che... Ora lo piglio da sotto. No, no, Dario, fermo! Facciamo in un'altra maniera. Se riesco a capirlo... Ok. Bravissimo. Ancora. Bravissimo. Un altro occhio di pipistrello. Si è mosso all'ultimo, eh. Tardo. Vieni da sotto. Bene, bene, vieni, vieni, vieni. Mi sa che... Oddio! Link, sei tornato! Non ti avvicinare! Lo so, ci sto provando. Però va anche colpito. Non mi tira più fuori l'arco? Forse perché mi si è rotto? Penso di sì. Sì, mi sarà rotto. Vai. Bel lavoro, Link. Aia, mi ha preso, vaffanculo. Me l'ero accorto che mi sarà rotto. Vai. Vediamo se ce la faccio in una mandata sola. Grande. No, è scappato. Vai, godo. Bello, guarda tutto il male di Ganondorf. Bello, mamma mia, anche come muore così. Comunque già questa boss fight, nonostante sia semplice, è molto più bella, epica, di tutte le boss fight in fondo ai colossi di Breath of the Wild. Ops, non ho fatto la foto però. No, vabbè. Pace, mi sa che la dovrò comprare. Tranquilli, se perdi una foto la puoi comprare, ragazzi. Almeno. Porta cuore.
Eccola! La runa. Confermati 7 dungeon, quindi. Perché sono 7 rune. Ok. Una ce l'avrà Zelda, ragazzi, ma voi vi aspettate che la runa di Zelda non venga poi presa e messa nell'ultimo dungeon che poi sarà il finale del gioco? Insomma, dai. Non la posso toccare? Palese non in blind. No, ragazzi, è Zelda. Cioè, Zelda ha sempre avuto queste robe. Fatemi vedere, però. Che ci sia il potere di Revali lì dentro. Mio discendente. Eh sì. Tulin, piume delle mie piume. Ma questa voce... Allora sei stato tu a parlarci per tutto questo tempo. Proprio così. Oh, Revali con la maschera del colosso. Un guerriero rito al servizio del primo re di Iru. Oddio, quindi Revali era un discendente del primo re del saggio rito. Hai combattuto con grande coraggio, piegando il vento alla tua volontà, come mi sarei aspettato da un mio discendente. Sei l'orgoglio dei riti. Quindi è come con Link. Il mostro che avete sconfitto era stato inviato dal re dei demoni. Era lui la causa della tormenta. Il suo incarico era impedire che ottenessi la pietra che hai appena toccato. La gemma segreta. Non è Revali. È la sua voce, ma non è Revali. La gemma segreta? Sì. Capisco come tutto questo possa lasciarti perplesso. Perciò lascia che ti racconti una storia. Questo è il racconto della guerra dell'esilio e del destino a cui è chiamato il nostro popolo. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Irule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la conquista del regno. Era il re dei demoni. Ma il primo re di Irule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Guarda, guarda. Raul ci affidò degli strumenti per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari. Erano le gemme segrete, artefatti che aumentano il potere di chi li possiede. In qualità di saggio del vento, presi anch'io parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. Nonostante le mie possenti ali, non riuscivo a eludere le sue difese. Sembrava invincibile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il Re dei Demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia sigillando il Re dei Demoni a costo della sua vita. La guerra? La guerra dell'esilio? Però non mi torna perché c'è Zelda. Sopravvivemmo tutti grazie al sacrificio di Raul. Tempo dopo ricevetti una visita che cambiò per sempre il destino di noi Rito. Perché? Ah, perché Zelda è tornata indietro nel tempo. Sei saggi. La saggia del... No, non è l'antenata, è lei, ragazzi, che è tornata indietro nel tempo e ha partecipato alla battaglia dell'esilio. Il re dei demoni sarà di nuovo libero. E quando accadrà? Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. Che figata. Donagli il tuo potere. Il potere di controllare il vento proprio del nobile popolo dei Rito. Quindi Zelda, dato che è la saggia del tempo, che capii quello che dovevamo fare, sta lavorando nel passato per dare armi a Link del presente. È a tua disposizione. Ti prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, il saggio del vento si risveglierà e lotterà al fianco di Link con il resto del suo popolo. Bellissimo. E questa è la tragica storia del conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Il borgo dei Rito è salvo grazie al vostro eroismo
Tuttavia, la lotta contro il re dei demoni è lungi dall'essersi concluso. Comunque, secondo me non è Mortifer. È un Ganondorf con un design alla Mortifer. Accetta in eredità questa gemma segreta e onora il giorno. Sembra un mix. Fece alla saggia del tempo. Lotta insieme a Link per sconfiggere il re dei demoni una volta per tutte. E quindi lui è il nuovo saggio del vento. Bellissimo. Allora, combattere al fianco di Link è il mio destino. Oh. Ah, Link, ti rendi conto di cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mio antenato mi ha dato una missione importante, quella di salvare il mondo intero combattendo insieme a te. Però, se non facciamo presto, le cose si metteranno molto male, non è vero? Non è che... Non possiamo certo permetterlo. Ho deciso, amico mio. Devo accettare la gemma segreta. Quindi, li evochi tramite le gemme? Magari te le ficchi nel braccio e li evochi così? Come funziona? Sono curioso. Ora sono il saggio del vento! Forte! Guarda un po' di che cosa sono capace! Ah, evocano una sorta di suo spirito. Ok. Ehi, Link, dammi la mano. Io, Tuli, il saggio del vento, giuro sul mio nome che lotterò al tuo fianco. Vieni. Ecco la prova della mia lealtà. Sì. Ed ecco qua che liberiamo il villaggio. Poi scopriamo un sacco di cose in più anche di Breath of the Wild. Cioè il fatto che Daruk, insomma tutti gli altri, Revali stesso, sono tutti discendenti di questo re, di questo saggio, dei vari saggi, che hanno partecipato alla battaglia che, se non erro, è avvenuta 10.000 anni prima rispetto a Breath of the Wild. Se non erro, erano 10.000, però non vorrei sbagliare perché ci sono tanti zeri di mezzo. Che è? Che cazzo succede? La forza del vostro padre ti permette di evocare la manifestazione di Tulin. Sì, lo so. Ma che vuol dire? Ma non posso ritirarlo? Cioè, sta sempre dietro? Dove l'ho visto? Ok, c'è la puntina. Questa roba, minchia, utilissima per l'esplorazione. Ci dovremmo essere quasi. C'è un Boblin con il carretto, guarda. Come mai? Poi guidano il carretto proprio. Fermo, fermo, cavallino. Cosa nascondevate? Ma ragazzi, troppo, troppo buoni, eh? Che schifo. No, raga, ma come? Ma come un Lionel? Ma che ci fa qui un Lionel? Porco due, il Lionel ora non me lo aspettavo. Certo. Ah, è un bello shot, ci sta. Poi non lo riesco mai a stunnare, mai. Data. Va bene, sti cazzi, andiamo a cercare un bello strapiombone. Bello strapiombone. Ce n'ho uno proprio qui, mi pare, vicinissimo. Esatto.
e andiamo a cercare il tesoro del sotterraneo. Chissà cosa ci sarà. Spero un vestito. E poi dobbiamo raccogliere più po' possibili perché voglio prendere la tunica oscura. Eccoci, amici. Allora, noi dobbiamo arrivare al tesoro che è qua. Quindi dobbiamo farci tutta una traversata malefica qua. Qua è lontanissimo. Non so nemmeno se riuscirò ad arrivare sano e salvo. Che cazzo è, raga? Che cos'è? Gran Fibio. Va ucciso questo, mi sa, eh. È obbligo. Eccolo qua. Ah, è come Lionel. Ah, ma guarda, c'ha dei piselli nel culo. Sì, però non ho niente per rompergli. Forse questo, non so, frantuspada. Beh sì, direi che questo va bene. Ah! Guarda, guarda ora come mi aspetta. A bocca aperta, sto stronzo. Godo. Dai, fermo. Mi sta per terra. Aia, lo sapevo che stavi caricando, stronzo. Ah. Pezzo di merda. Ah, t'ho mancato per poco, eh. Per poco, stronzo. Ti volevo tirare una bella bomba in bocca. Ehi. Ah, peccato, cazzo. Zio. No, merda. Godo. Tutto pieno di miasma, sto stronzo m'ha inculato. Mori, 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 mori. Godo. Schianta male, stronzo. Oh, c'ha anche le celle di energia, sto merda. Ma sta zona c'era su Breath of the Wild? No, direi di no. Sarà tosta, ragazzi, arrivare a quel tesoro, eh. Ce l'ho fatta. Aspetta. No, no, no. Tira. Capì cosa c'è nei dintorni perché... Ah, ok. C'è un tempio enorme lì, che è? No, raga, non... No, ma che andiamo, siete pazzi, no, no. Non credo sia il momento adesso, adatto di andarci. In qualche modo sto procedendo. Ci vorrebbe una bella radice, ma è incredibile, non ne ho ancora trovate... Non ne ho ancora trovate. Più che altro, mi sta venendo un dubbio atroce, ma la radice funziona solo se ho sbloccato il... Il sacrario. Che se è così è un bordello, raga. Cioè vorrei nascesse solo quando te sblocchi il sacrario in superficie. Cos'è questo affare? Aspetta. È nuovo lui che... Bobin blu. No, non è nuovo mai, però. È stronzo. Ma che c'ha un'armatura? Che ha? Oddio, sì, c'è un'armatura. Forse gliela posso rimuovere con la mano? Proviamo. No, direi di no. Mi sa che gliela sfondi solo con il roccione che c'ha. Con le bombe, comunque non così. Dai, apri. Apri la difesa. Godo.
Oh. Così ti comporti meglio la prossima volta. Cioè, più che altro, quanta roba hanno messo. Ma anche quella fortezza. Ecco qua. Ora sono nella merda davvero. Ecco, è rotolato giù. Oddio, ecco una di quelle fortezze. Fonte della rinascita. Cioè, più che altro non so cosa cazzo sia. Pu grosso. Ah, sono 5. Ecco cos'è quella roba che bruciava. Ma dove cazzo sono? Eccola una radice, raga. Godo. E luce fu, dai. Minchia, se ce n'è di strada a fare, raga. Cazzo? C'è una persona. C'è uno, raga. Questo è stato uno qualcosa di sospetto. Che si dice? Ah, stavi arrivando, eh? Dai un'occhiata a questo enorme stato di pietra. So che con questo buio non si vede niente. Ce n'è una proprio lì. Sembra che questa sia rivolta alla direzione della prossima statua e così via fino a formare una catena. Bisogna seguire la catena. Ma non hai intenzione di proseguire oltre? Tu pensi di continuare, Link? Oddio! Oddio santissimo! Pure! Vieni qua! Iga di merda! Poi mi conoscono, cioè, stronzi. Ma... oh, ma questo è il miasma, Dario. Orco 2. Che è quell'affare? Ehi. È un rifugio Iga. È un Madonna santa, guarda lì. Fanculo. Vabbè, pure. Che casino, raga. Vai. Guarda, sono venuti a... dove sono venuti gli Iga per nascondersi da me. Mi hai rotto il cazzo. Ma chi è sta gente? Un clan di ninja malvagio. Che a quanto pare si sono nascosti nel sottosuolo. Ok, io direi di seguire per il discorso statue. Che secondo me comunque ci porta al tesoro, dico la verità. Ecco la statua. E ho finito anche Pu, posso prendere la tunica. E un fiore bomba, godo. Dove stai guardando? Ok, qua tipo. C'è un'altra radice. Però non vedo una sega, raga. Che bellezza, raga. Che bello. Mi ricorda anche Subnautica questa roba, quando scendevo sempre più giù a vedere che cazzo avrei trovato. Boh, la gente non capisce che questa è veramente l'essenza dei videogiochi. La scoperta, il mistero. Eccola qua, un'altra statua. La statua. Eccone un'altra. Bombe. Ecco i razzi. Razzi buono. Facciamo una cosa, la mia cosa preferita. Ma guarda che complessità c'è in questo mondo sotterraneo. Io pensavo fosse un piattone enorme. Invece sono fortezze, castelli, rifugi Iga, fontane. Ma è un boh. Cioè, paragonandolo a Scarlatto e Violetto, ragazzi, questo è praticamente l'area zero di Tears of the Kingdom. Dio, poi! Comunque credo di essere arrivato, credo che sia quello l'obiettivo. Pu enorme! 20, te ne da... Io credo che sia il rifugio principale degli Giga. È una miniera... Ma una miniera che raffina la roba. Vabbè ragazzi, io tornerei. Ah no, già, ragazzi, il tesoro. Non manca mica tanto al tesoro. Ci sono ormai. In più ho trovato molta più roba di quello che prevedevo. Quindi, secondo voi le statue conducevano qua? Alla miniera? Non vorrei dire, ma quello che... quella cosa che vedo davanti a me
parte che è vicino al tesoro e sembra un'altra ciminiera da miniera. Magari non lo è. Però, miniera abbandonata di Arthur. C'ho voglia che sono Yiga, sicura. Non c'ho voglia che cacci. Maschera da minatore. Una maschera che mi dice venisse usata per lavorare in ambienti bui, lampade collegate e contengono sostanze più luminescenti. Che figata. Così mi posso fare luce con la maschera. E il tesoro? Era forse la maschera? Perché non me la segna più. Era la maschera il tesoro. Ok. Che è? No, un liner qui sotto. No. Non ci posso credere. No, raga, non ci può essere un liner sotterraneo. No, no, no. Un liner blu. Ah, vabbè. Non è possibile una roba del genere. Non ti sto cacando, però. Non ti sto cacando. Non ti sto cacando. Non ti sto cacando. Non ti sto cacando. Non mi rompere le palle. Vedo un cazzo, madonna. Ma non lo so se trovare la miniera centrale. Cioè... No, ho unito tutto davvero. Mi manca di unire questa roba, mi manca. Ormai esploro, cioè, raga, mi importa un cazzo. Quindi il set è questo. Set terminatore. Quando completo il set, secondo me, mi illumina per bene. Ti premia un sacco il gioco se esplori così tanto. Comunque questa è un'altra di quelle statue che devi seguire, eh. Solo che è un'altra tipologia di statua, ma è lei. L'ho trovata. La gran miniera abbandonata centrale. Oddio, l'ultimo pezzo del minatore, dimmi la verità, dimmelo. Dimmi che sei lì. Dimmi che sei lì. Ora bestemmio la madonna, purtroppo. Ti giuro me l'aspettavo lì. Cos'è? È una mano gigante. Oddio. È una statua gigante. Che cazzo è? Colosso di Rodi, ma che è? Oddio, raga, ma quello non è... Quello non è lo stesso di Pooh. Non è quello che c'è sopra, in superficie, la statua di Pooh. Sì, è lui. È lui. Posso parlarci? Prega. L'altopiano, l'ingresso del castello. Sono sotto l'acqua. L'altopiano, l'ingresso del castello. Sono sotto l'acqua. Cioè, mi sta dicendo di andare... Nello strapiombo sotto... Sotto il castello? Andiamo! Dove mi porti, amore? Dove mi... No! Che inculata! Che pretendi, Marrenti? Col cazzo! Stai fermo lì. No, 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 amico mio! No, aspetta, aspetta. Te spengiti, spegniti! Amico! Oh no! Piano, 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 tranquillo. Per bene. Fammi montare, su, andiamo. Sono arrivato. Non so dove, ma sono arrivato. Cioè, non riesco a capire dove sia l'epicentro di questa roba. O mi sono perso qualcosa. Aia, madonna, che palle loro. O mi sono perso qualcosa. Cioè, mi mette ansia questo, cioè non poter vedere una sega. Chi sono questi? Se ciò che dicono è vero, questa statua di pietra dovrebbe donarci l'antico potere. Sì, questa strana statua di pietra non è altro che uno dei celebri golem di cui si narrano le leggende. Possiedono alcuni testi che parlano del cosiddetto antico potere. Dicono così: con questo potere è possibile memorizzare qualsiasi oggetto già costruito. Inoltre è possibile riprodurlo istantaneamente. Boia! Cioè, in pratica si può creare un attimo una copia di qualunque cosa costruita in precedenza. Con un simile potere a disposizione del clan Yiga, il gruppo di ricerca farebbe progressi in brevissimo tempo. Quindi c'è il grande complotto di Yiga sotto. Oddio, c'ho tutti i poteri adesso. Li ho tutti. Registra automaticamente le strutture realizzate con l'ultramano. Boh. Ah, ok, ho capito come funziona. Fatta. Ganzo, mamma mia.
Oh, il maestro di... Giù, già? Esatto, come dimenticare il mio acerrimo nemico che nello scontro nascondito del deserto che nudo mi spinse fin qua giù. Ti ho subito riconosciuto. Quindi è vero, si sono spostati qui per colpa di Link, come avevo supposto all'inizio. Oh, merda. Aia! Bastardo, merda! Che cazzo è? Ah! Vieni, vieni! Oh, così ti voglio, coglione! A casa! Va, però oggi lo chiudo qui. Ascoltami bene. Ho già trovato un bel po' di rovine come questa qui sotto. Osservando mi sono reso conto di una cosa. Ho usato la mano destra per attivare il golem. Dico bene. Tornerò alla miniera abbandonata sud-ovest e continuerò il tuo stesso. Conquisterò il tuo stesso potere. Ah, ecco cos'è quella Irene che trovo in giro. Minchia, quindi c'è tutta questa subquest enorme. Sugli giga qua sotto. Godo! Ho unito tutto. Torniamo su e andiamo al forte di guardia. Intanto cambiare armature perché qua... Ah, ma mi metto quella normale. Ok. Vai, la ricerca... Oh, finalmente si è sbloccata! Ricordi quel frammento su cui appariva una figura umanoide? Vari frammenti simili sono stati rinvenuti durante le indagini del sottosuolo. Dopo averli messi tutti insieme, sì. Ecco qua, guarda. Hanno formato un bel murale. Osservando si direbbe che ci siano diversi esemplari del stato umanoide che hai trovato, Link. Ma mi concentrerai sulla direzione in cui sono rivolte. Sembra che seguendole si arrivi a una specie di tempio. A giudicare quelle orecchie grandi, la persona raffigurata davanti sarebbe uno Zonau. La misteriosa figura a forma di mano che si leva come a rispondergli. Ciò significa che, innanzitutto, deve esserci una sorta di tempio seguendo le direzioni in cui sono rivolte tutte le statue umanoide. In secondo luogo, in quel tempio deve esserci qualcosa di origine Zonau. Ho sentito dire che gli Zonau disponevano di un potere misterioso che si trovi proprio lì. Ma queste sono solo supposizioni. Quindi, mi servi proprio tu, signor Spadaccino. Devi trovare quel tempio raffigurato nel murale, così potremo verificare se la mia teoria è corretta. Ok. Sì. Ma sono stato ora giù. Il misterioso tempio. Questa tra l'altro è la sfida principale. Come ho già trovato il tempio? E che c'era dentro? Schema. Ti ha detto qualcosa? Cosa? Il capo del clan Yiga? Ma ho già fatto tutto! Che sì. Paura, se non spesso dammi un po' di tempo perché almeno ne parliamo, prego, da questa parte. Minchia, ma sta andando avanti da sola! A proposito, nel bosco del tempo a sud della piana di Lulu sono stati rinvenuti un baratro e nuove statue di pietra. Sono diverse dalle statue che hai fotografato con lo scatto immagini. È stato riferito che molti di loro proseguono oltre il tempio dello Schematrix in direzione sud-ovest. Deve esserci un motivo su cui le statue sono allineate in un'unica direzione. Probabilmente ci sarà qualcosa oltre quel tempio. Ehi, hey, Yu, stammi a sentire. Visto che il mistero della stella di pietra su cui stava investigando Josh è risolto, io tornerò al laboratorio al villaggio. Oh, finalmente! Se vieni a trovarmi potrò apportare dei miglioramenti alla tua tavoletta e pruna non solo ai sensori. Al limite, sul dest c'è Necludo orientale. Sì, lo so dov'è, ho già sbloccato tutto. Vado subito. Ecco, è arrivato con la mongolfiera, guarda! Ciao! Un pomeriggio per i Lovely, non trovi? Ehi, qui al centro di ricerca è tutto pronto. Proviamo subito questo sensore. Fammi dare un'occhiata alla tua tavoletta di pruna. Oh! La migliore è l'amuleto e il teletrasporto, per teletrasportarsi da un posto all'altro. Poi c'è il cammino dell'eroe che...
Ci hanno messo i poteri di Alesci. Ragazzi, il cammino dell'eroe e il... talismano del teletrasporto. Dio. Sì, cammino dell'eroe primo. Priorità assoluta. Dammelo! Dammelo! Godo. Godo. Mi hanno dato anche l'icona, guarda. Ora l'omino per andare al bagno dei maschi. Fino a 256 ore di gioco registra. Ok. Sensore compendio. Sì. Quello che mi interessa meno è il teletrasporto, dico la verità. 5 nuovi tipi di mostro. Ma con chi cazzo credi di parlare? Imbecille. Ok, sì. Cioè, è una sfida secondaria stavolta il compendio. Compro un'immagine. Minchia, costano tantissime rupie. 100 rupie a foto. Ed è diventata una secondaria. Cioè, raga, ma questa è la roba più... Boh. Il cammino... Premi X per vedere la strada percorsa. Boh. Qui ti fa vedere quando sei andato in alto e quando sei andato in basso, guarda. Per fare il 100%, ora che c'è la subquest, ragazzi, dovete avere tutte le foto. Comunque 256 ore di gioco non sono così tante. No, ma poi sovrascrive i dati più vecchi, quindi quando arrivi a 256 ore ti inizia a cancellare quella dei primi minuti, piano piano. Come era il primo cammino dell'eroe. Il problema, raga, debo... Ma non so... Non rifarò come Breath of the Wild. Quello che farò è cercare i sacrari. Cos'è? Ma che cazzo è sta roba? Un'altra grotta. Ehi! E sono andato a fare un passo e ho trovato una grotta, cioè. Tempio dei saggi. Ma il corno c'è quello a fare. Morto. Sciottato nell'acqua con la freccia elettrica e via. Raga, che cazzo... Cos'è? Grotta sotto il Tempio dei Saggi. Scusa, Non sapere né leggere né scrivere. Vecchia scuola scheggia denti, mi sa. Guarda, ha fatto una sega, raga. Basta! Ok, forse ho trovato l'entrata. Mi dispiace sprecarne uno, ma è così.